Ed eccoci qua, bentornati in diretta sulle fonti TV, bentornati a Rush Hour, siamo in compagnia di Carlo Altomonte, Università Bocconi, buongiorno e ben ritrovato. Bentrovati a voi. Guardi, vorrei partire velocemente con la situazione in governo, niente maggioranza, ma per il momento continua il Conte bis. Le volevo chiedere se con la situazione attuale si può continuare con i progetti di governo che potrebbero essere sia i decreti, la gestione insomma della pandemia e non solo, soprattutto si può andare avanti con il progetto più importante, ovvero il Next Generation EU. Ma il punto chiave è capire la forza politica che avrà qualunque governo che dovesse emergere da questa crisi, nel senso che il tema chiave del Next Generation EU, del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, è un legame molto forte e molto dettagliato tra investimenti in programma, e su quelli bene o male ci siamo, perché diciamo, il programma più o meno mappa quelle che sono le esigenze e i vincoli della Commissione Europea e le riforme. Quindi per ogni area di investimento noi dobbiamo mettere giù quali sono le aree di riforma che vogliamo portare avanti, i tempi, come intendiamo farlo. Questo vuol dire riforme nel settore dell'energia, quando parliamo di rinnovabili, vuol dire la catena dell'idrogeno, quindi vuol dire tutta la riforma, diciamo, del trasporto urbano e del trasporto pubblico locale, vuol dire la rivoluzione digitale col 5G, vuol dire le decisioni sull'integrazione tra TIM e Open Fiber, vuol dire il capitale umano e la formazione, quindi le politiche attive del lavoro e possibilmente la scuola, e poi le grandi riforme di pubblica amministrazione e giustizia. Avrà questo governo la forza di portare avanti questa agenda di riforma messa nero su bianco con un programma approvato dal Parlamento da qui al 15 aprile? Io ho qualche dubbio, però niente, mai dire mai. Ecco, invece le volevo chiedere, abbiamo sentito ieri anche Janet Yellen, il nuovo segretario del Tesoro, lei ha sostenuto il piano di Biden di 1.900 miliardi di dollari, ovviamente ciò significa un debito pubblico ancora più significativo per gli Stati Uniti che è già a livelli record. È la stessa situazione anche in Italia, bisogna dire che non solo in Italia ma anche in Europa, perché stiamo notando debito pubblico a livelli record, solo che questo problema ma era già presente in Italia ben prima della pandemia da Covid-19. Quanto ancora si può continuare e quale sarebbe il numero che potrebbe iniziare a darle qualche preoccupazione? Ma in realtà più che il numero è un problema di tempi, nel senso che diciamo noi abbiamo secondo me un orizzonte più o meno di circa 3 anni, perché per il primo anno e mezzo, da qui a un anno e mezzo, verosimilmente i tassi di interesse resteranno ancora molto molto bassi, il che rende il debito evidentemente sostenibile. Dopodiché i tassi di interesse inizieranno probabilmente a salire e quindi in questo periodo, quindi diciamo che probabilmente alla fine di 3 anni inizieremo ad avere tassi di interesse più alti del nostro tasso di crescita nominale, che poi è la condizione di sostenibilità del debito, e quindi noi abbiamo 3 anni di tempo per far crescere di più il paese, per passare da numeri di crescita che iniziano con lo 0, quindi da prefisso telefonico, a numeri che sono l'1, l'1,5, il 2%, quindi sostanzialmente questo per noi vuol dire raddoppiare quella che chiamiamo la produttività totale dei fattori, che è poi il male che affligge l'Italia da 20 anni a questa parte. E di nuovo il tema è, torniamo al punto, è le riforme, investimenti e riforme insieme fanno rilanciare la produttività. E dobbiamo farlo e abbiamo 3 anni di tempo per farlo. Se non siamo in grado di farlo, se entro 3 anni la produttività italiana, quindi la crescita italiana, non sarà stata rilanciata con le risorse che abbiamo a disposizione, perché se sommiamo tutte le risorse europee superiamo abbondantemente i 300 miliardi di euro, quindi non è più un problema di risorse, è solo un problema di volontà politica. Con queste risorse noi possiamo gestire, diciamo, livelli di debito pubblico come l'attuale al 160% del PIL, ma anche di più, perché nel momento in cui cresciamo di più di quello che è il tasso di interesse che paghiamo sul debito, la sostenibilità non è un problema, il debito tenderà immediatamente a scendere.
Ecco, invece, le preoccupa la dipendenza dei governi delle banche centrali. In primis, ovviamente, mi riferisco ai governi, soprattutto europei, a questo punto ovviamente anche gli Stati Uniti, però domani è la riunione della BCE, quindi ci attendiamo, sentiremo la decisione di Lagarde, il suo board ovviamente, però le preoccupa questa dipendenza che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni. Ovviamente le banche centrali sono sempre state importantissime per i mercati, ma non così tanto per i governi nazionali. Invece adesso stiamo vedendo proprio un scenario completamente diverso. Le inizia a preoccupare questo fatto? Guardi, il tema delle banche centrali, diciamo che sono a supporto in questo momento dei governi nella misura in cui comprano quote importanti di debito pubblico, evidentemente crea un legame che poi va gestito con attenzione, quindi che potrebbe diventare preoccupante se diventa patologico. Tuttavia, già dentro il recovery, quindi nel Next Generation EU, per esempio a livello europeo, e questo secondo me è una importante differenza rispetto agli Stati Uniti, ci sono, diciamo, tutta una serie di accorgimenti che impediscono poi di fatto ai governi di fare debito eccessivo. Quindi, nel momento in cui le banche centrali dovessero smettere di espandere la base monetaria, anche solo con la stabilizzazione del bilancio e quindi con il riacquisto dei titoli in scadenza, questo garantisce comunque una fonte, diciamo, di domanda di titoli di debito che comunque stabilizzano i tassi di interesse. Non è nell'interesse di nessuna banca centrale, evidentemente, in questo momento perturbare il mercato e tantomeno i mercati del debito pubblico. Ovviamente poi in un orizzonte di medio periodo bisognerà in qualche modo andare a iniziare a smantellare questo enorme diciamo, stock di attivi che le banche centrali hanno comprato. Abbiamo già visto nel caso della Fed che non è per niente semplice farlo, non tanto perché questo mette in discussione la stabilità dei governi, proprio per quello, diciamo, il legame banche-governi mi preoccupa relativamente meno, ma perché evidentemente questo crea volatilità di tasso che mette immediatamente invece in discussione la volatilità di mercato. Quindi, per essere, diciamo, sintetico, mi preoccupa relativamente poco la dipendenza dei governi dalle banche centrali, perché comunque sono due enti di politica economica che possono tra di loro trovare un buon coordinamento. Mi preoccupa molto di più la dipendenza dei mercati in questo momento dalle banche centrali, perché è una dipendenza estrema. Assolutamente sì, intanto vorrei sentire il suo commento ovviamente di questa giornata storica per gli Stati Uniti. Oggi è l'insediamento di Joe Biden, più tardi ovviamente andremo a Washington a monitorare la situazione. Abbiamo visto proprio poco fa la partenza di Donald Trump e Melania Trump. Trump ha descritto gli ultimi 4 anni incredibili, ovviamente elencando tutti obiettivi raggiunti dell'amministrazione Trump-Pence. Sarà all'altezza la nuova amministrazione? Perché sicuramente ci sono tantissime sfide, senza alcun dubbio. In primis un'America più divisa di sempre. Poi il problema col debito pubblico, con il mercato del lavoro e l'economia che sta sicuramente meglio rispetto all'economia europea, però comunque per i criteri degli Stati Uniti si sta riprendendo con un ritmo un po' più lento rispetto alle aspettative. Sarà all'altezza la nuova amministrazione, a suo avviso, soprattutto ad unire ecco, il popolo? Beh, lei tocca, secondo me, il punto cruciale. Il tema della prossima amministrazione sarà quello di tenere insieme una società che è estremamente frammentata. Ricordiamo che Donald Trump è stato il secondo più votato presidente, candidato presidente nella storia degli Stati Uniti d'America, con 74 milioni di voti. Ed è solo il primo più votato presidente nella storia degli Stati Uniti d'America, cioè Joe Biden, con 78 milioni di voti, e poi ovviamente con l'articolazione dei collegi elettorali che ha potuto vincere questa elezione. Quindi fondamentalmente una gran parte dell'elettorato americano non si fida di Biden, non si fida del Partito Democratico, al di là del tema, diciamo, di chi pensa che le elezioni siano state una truffa, e al di là poi ovviamente delle frange più estreme che poi hanno creato anche i problemi che abbiamo visto il 6 gennaio al Campidoglio. Ma 74 milioni di persone vuol dire che l'elettore
medio americano comunque non si fida dei democratici, quindi sarà compito di Biden ricucire questa società e sarà compito di Biden farlo in un momento in cui ovviamente la società sta ancora vivendo le conseguenze della pandemia. Quindi il piano di aiuti straordinario che è stato varato insieme alla campagna vaccinale massiva sicuramente saranno le terapie, le medicine più utili in questa fase. Dopodiché Biden dovrà pian piano riportare ordine, soprattutto nella finanza pubblica americana, lo ricordavamo prima, il debito americano è diciamo, ormai vicino al 130% del rapporto debito-PIL e dipende molto dalla benevolenza della Banca Centrale Americana e in qualche modo sta mettendo in discussione anche la stabilità del dollaro, o comunque la forza del dollaro. Quindi questo sarà uno dei primi temi sui quali bisognerà iniziare a lavorare. E poi c'è il tema di ricucire, diciamo, con gli alleati storici, quindi riportare gli Stati Uniti al centro del quadro multilaterale di regole, in particolare ricordo il negoziato sul clima, poi ovviamente magari riportarli anche dentro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme all'Europa a gestire i rapporti con la Cina. Quindi si tratta, diciamo, di un'opera lenta e importante di ricucitura per il quale probabilmente Biden è il candidato migliore perché è un moderato, ha tantissima esperienza, ha evidentemente molta conoscenza del sistema politico e quindi da questo punto di vista probabilmente poi come sempre quando l'elettorato vota alla fine trova una sua razionalità. Sarà una sfida importante, sarà una sfida che poi evidentemente non mancherà di avere conseguenze anche nei confronti del resto del mondo. Altrimenti dovremmo in qualche modo rassegnarci al fatto che questo secolo sarà il secolo dell'Asia e in particolare della Cina. Sì, ecco, molto, molto, sempre più forte la Cina. Intanto le chiedo un'ultimissima domanda, proprio in un flash. Trump ha già lanciato, secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, il cosiddetto Patriot Party. Lei ha menzionato, ha sottolineato il fatto che Trump è uno dei presidenti più votati in assoluto, quindi potrebbe aver futuro questo partito? Ma lì dipenderà moltissimo da come i repubblicani intenderanno gestire, diciamo, il loro futuro politico. Evidentemente i fatti del Campidoglio hanno rischiato di far saltare per aria la tradizione storica del Great Old Party, quindi del Partito Repubblicano, anche agli occhi dell'elettorato moderato. E quindi un po' come era successo in passato con il Tea Party, che poi è stato pian piano riassorbito dai repubblicani, a mio avviso, se i repubblicani si muoveranno bene, non penso ci sarà troppo spazio a destra, per il partito di Trump, che, teniamo anche presente, tra 4 anni, diciamo, avrà anche, una certa età e quindi, fondamentalmente non so se sarà poi lui in effetti, il candidato ideale, per eventualmente insediare, una futura presidenza democratica, chiunque esso sia, sicuramente, probabilmente per le stesse ragioni anagrafiche, non, Joe Biden. Grazie mille a Carlo Altomonte, professore Università Bocconi, grazie mille per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie anche a voi, buona giornata.